Frutta, miele, succhi di frutta, bevande gassate e altri prodotti industriali hanno un alto contenuto di fruttosio. Questo è dovuto anche grazie agli ingredienti utilizzati e alla fine vediamo anche quali sono alcuni di questi ingredienti i più usati, in modo tale che voi possiate stare attenti quando fate la spesa, leggendo bene la lista degli ingredienti utilizzati per fare quel prodotto che state per acquistare. Ma prima dobbiamo capire come viene assorbito e metabolizzato il fruttosio e cercherò di spiegarvelo in modo semplice e accessibile a tutti, senza finire nei particolari. Ma ancor prima di questo bisogna comprendere che cos'è il fruttosio. Beh, molti di voi lo conoscono, ma una ripassata non fa mai male, eh? Iniziamo! Il fruttosio è un tipo di zucchero semplice, naturale, che si trova in molti frutti e nella maggior parte degli alimenti dal gusto dolce. Per gli amanti dei dettagli, il fruttosio fa parte della classe dei carboidrati, delle molecole che danno energia al nostro corpo. In particolar modo, fanno parte dei monosaccaridi. Immaginiamo il fruttosio come una singola moneta. In natura questa moneta può attaccarsi attraverso dei legami chimici che, come se fosse una colla per metalli, ad un'altra moneta. E quest'altra moneta è il glucosio, che è un altro carboidrato facente parte della piccola classe dei monosaccaridi. Uniti insieme, queste due monete formano il saccarosio, lo zucchero da cucina per intenderci, che è composto da un 50% di glucosio e da un 50% di fruttosio. Quindi, quando consumiamo alimenti dolci, abbiamo un'alta concentrazione di saccarosio, cioè zucchero, o da altre sostanze contenenti solo fruttosio. Ora, piccolo quiz, qual è più dolce fra il glucosio e il fruttosio, o meglio, tra zucchero da cucina e fruttosio? Beh, il fruttosio, considerato il carboidrato più dolce tra gli zuccheri naturali e artificiali. La sua dolcezza è di circa 1,7 volte superiore a quella del saccarosio, lo zucchero da tavola o da cucina, quello che mettete nel caffè per intenderci, e circa il doppio della dolcezza del glucosio. Ed è per questo motivo che il fruttosio viene spesso utilizzato come dolcificante in vari prodotti alimentari, in particolar modo nelle bevande analcoliche e negli alimenti a basso contenuto di zucchero o senza zucchero aggiunto. Bene, ora iniziamo a capire come questo fruttosio viene assorbito dal nostro corpo. Quando consumiamo alimenti che contengono fruttosio, questo viene assorbito dall'intestino, in particolar modo attraverso la membrana apicale dell'enterocita, mediante diffusione facilitata dal trasportatore GLUT5, secondo gradiente di concentrazione. E ciò cosa significa? Allora, immaginiamo una certa quantità di cibo contenente fruttosio. Supponiamo della frutta, ci hanno portato un cesto di ciliegie, è periodo, e iniziamo a mangiarne a manciate. Oh, sono buone! Le ciliegie passano dalla bocca all'esofago per poi essere riversate nello stomaco in modo da essere digerite per poi, a loro volta, essere immesse nell'intestino. Quei nutrienti delle ciliegie devono essere assorbiti ed in particolar modo uno di questi nutrienti è il fruttosio, quello che a noi interessa. Il fruttosio che si trova dentro l'intestino verrà assorbito facilmente, andrà da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno, attraverso i trasportatori che sono come delle porte. Un esempio per capire meglio. Ci sono delle persone che entrano in un corridoio. Queste persone rappresentano il nostro fruttosio, che, trovando una stanza vuota, iniziano ad entrare nella stanza. Da dove? Dalla porta, che è aperta. Dopo un po' arrivano altre persone nel corridoio. Queste non riescono più ad entrare dalla porta che permette l'ingresso nella stanza. Perché questo? Perché ce ne sono troppe, cioè le persone vogliono oltrepassare la porta tutte insieme e si bloccano, rimangono incastrate e le persone si accumulano nel corridoio, magari ne arrivano altre.
Questo esempio rappresenta il sistema facilmente saturabile di come il fruttosio viene assorbito dalle cellule dell'intestino. Infatti, l'ingestione di elevate quantità di fruttosio possono provocare disturbi intestinali, il cagotto che vi viene al mare quando decidete di pranzare con solo la frutta. Perché sì, magari è fresca, no? Una volta assorbito, il fruttosio viene trasportato al fegato attraverso la vena porta, ed è il destino che hanno quasi tutti i nutrienti che vengono assorbiti, e ora viene il bello. Sì, perché nonostante le analogie chimiche che si hanno tra glucosio e fruttosio, e nonostante la partecipazione alla stessa via metabolica fondamentale, la glicolisi, differiscono, oltre al già visto meccanismo di trasporto, anche per il ruolo nel metabolismo energetico. Infatti, il glucosio è utilizzato ai fini energetici nel muscolo, che lo assume mediante trasportatore specifico GLUT4, che abbiamo già visto, ed è attivato dall'insulina. Il fruttosio, invece, viene assunto soprattutto dal fegato, che non possiede sistemi di trasporto sensibili agli ormoni. Nell'uomo, il fruttosio viene convertito quasi totalmente in glicogeno nel fegato. Perciò, dal punto di vista delle riserve energetiche, il fruttosio e il glucosio contribuiscono a due riserve ben distinte. Il primo, quindi, il fruttosio nel glicogeno epatico, e il glucosio, che è il secondo, nel glicogeno muscolare. Ora bisognerebbe parlare anche di dove entra il fruttosio nella glicolisi, ma siccome non voglio rendere il video troppo pesante, troppo tecnico, mi fermo qui. Sappiate solo che il fruttosio si inserisce nella via metabolica del glucosio, come se fosse un'autostrada che ha più uscite. Quindi può essere utilizzato per creare ATP e quindi energia per la stessa cellula che ha assorbito il fruttosio, o può essere convertito in glucosio e quindi usato da altre cellule, oppure messo in riserva. Inoltre, il fruttosio non provoca un aumento insulinemico diretto, ma a seguito della sua conversione in glucosio può dare una risposta insulinemica indiretta. Ora, cosa accade se consumo troppo fruttosio? L'eccessivo apporto di fruttosio può sovraccaricare il fegato, portando alla produzione eccessiva di acidi grassi e alla formazione di deposito di grassi, in primis nel fegato, e lo fa diventare grasso, successivamente in altri distretti corporei. Ora, spero che abbiate capito che non è una questione solo di calorie, ma anche di assorbimento e di percorsi metabolici. Se mangio il cibo e questo cibo ha un alto contenuto di zuccheri, e questi zuccheri derivano principalmente dal fruttosio, sappiate che quel fruttosio, sommato con tutti i cibi che mangiamo nell'arco della giornata o della settimana, può portare ad un accumulo di grasso nel fegato, ma non solo, anche nella pancia. Attenzione, perché il video ancora non è finito. Voglio lasciarvi dei consigli. Quando acquistate dei prodotti al supermercato, tipo biscotti, pane in busta o qualsiasi altro prodotto, controllate che non ci siano, o almeno che non siano al primo posto, ingredienti ad alta concentrazione di fruttosio, come ad esempio lo zucchero, che abbiamo visto ha un 50% di fruttosio e un 50% di glucosio. Lo zucchero di canna, che non ha nessuna differenza dal punto di vista nutrizionale con lo zucchero bianco, ha sempre il 50% di fruttosio. Lo zucchero invertito, che è sempre una miscela di glucosio e fruttosio, e poi tutti gli sciroppi, sia quelli derivanti dal mais, e per riconoscerli dovete trovare la dicitura sciroppo di glucosio trattino fruttosio, oppure lo sciroppo di agave, lo sciroppo di glucosio, che ha un'alta concentrazione sempre di fruttosio. E poi anche il miele ha un'alta concentrazione di fruttosio. È più naturale, sì, ma sempre fruttosio ha. Bene, spero che questo video possa esservi d'aiuto sia nel capire perché bisogna portare attenzione ai prodotti industriali, e sia nel fare la spesa, nel districarvi nella giungla chiamata supermercato o discount.
Non dimenticate di lasciare un feedback, che può essere un semplice mi piace oppure un commento, magari per ragionare ulteriormente su questo tipo di tematica. E è importante, perché io capisco se devo migliorare questi video. Ora, noi ci vediamo nel prossimo video, che uscirà come sempre ogni venerdì, e non resta che salutarvi. Ciao!